abbiamo parlato di come possiamo misurare i cambiamenti che sta apportando l'uomo alla natura e al clima, ma abbiamo anche parlato di neuroscienza e dell'importanza di una migliore analisi della percezione che abbiamo del mondo esterno e di come questo possa essere utilizzato per lo sviluppo di un'intelligenza artificiale più vicina a quella umana. Le cose più evidenti in queste conferenze è la presenza dei giovani, che rende naturalmente questi eventi non solo molto istruttivi ma anche molto piacevoli. Il futuro di questa scienza quindi è nelle loro mani. Io reputo che sempre di più dovremo rivolgerci alle idee sviluppate in questa disciplina, perché andiamo verso un mondo sempre più connesso, sempre più dati saranno a disposizione di tutti, e l'utilizzo di questi dati renderà sperabilmente possibile avere un futuro sostenibile, ridurre gli sprechi, mettere in contatto le persone, creare nuove opportunità di vita e di lavoro. Queste sono le applicazioni della teoria della complessità che mi aspetto nel futuro prossimo, non lontano.